Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella penultima puntata di Temptation Island, trasmessa giovedì 25 luglio 2024, la coppia formata da Tony e Jenny ha dato spettacolo per gli amanti del trash. Tony continua a dichiararsi intenzionato a far rivivere il suo lato oscuro, ovvero tradire liberamente la fidanzata, mentre lei si rende conto di aver scelto un uomo senza valore. L'ultima mossa di Tony potrebbe aver finalmente aperto gli occhi a Jenny. Un'uscita in limousine con ben tre tentatrici. Prima di vedere l'uscita in limousine, Jenny ha assistito a un video in cui Tony si mostra favorevole alle avances delle tentatrici Karina e Mara, e un altro in cui si sfoga con Raul. «Se ieri sera avessi bevuto di più, avrei combinato guai, l'alcol e le donne vicino a me? Sono due cose che non dovrebbero mai avvicinarsi a me. Sono molto pericolose per me», ha dichiarato Tony. A questo punto, Jenny ha reagito duramente. «Mi fa venire il vomito, è uno schifo di persona, uno schifo disumano». Arrivata al falò, Jenny ha ammesso: «Mi piace molto la Jenny che sto scoprendo e sto molto meglio». Tuttavia, la sua pace interiore è stata interrotta bruscamente dal video di Tony in limousine con tre tentatrici. A quel punto la fidanzata, in lacrime, ha esclamato: «Mi fa schifo tutto di questa persona. Tony è uno stupido, non mi ha mai portato a cena sushi. Da due mesi non esco, mai a fare una cena». La situazione sembra essere giunta al limite per la coppia, con Jenny che sembra aver finalmente aperto gli occhi sul vero carattere di Tony. Resta da vedere se questa esperienza porterà alla rottura definitiva o se ci sarà spazio per un cambiamento.